Ciao a tutti da Digitech Assistenza Elettrodomestici. Oggi vi propongo questo nuovo video per parlare dei piani cottura a induzione. Quali sono i pro, i contro e cosa cambia rispetto a un piano cottura tradizionale. Allora, per prima cosa volevo farvi vedere un test che ho fatto con una macchinetta del caffè tradizionale. Ovviamente questa qui deve essere in acciaio perché quelle lì in alluminio non vengono riconosciute dal piano cottura, e volevo farvi vedere quanto tempo ci mette a mandare in ebollizione l'acqua e far uscire fuori il caffè. Io questa macchinetta l'ho già preparata, ho già messo la dose d'acqua necessaria e ho già messo il caffè all'interno. E adesso voglio cronometrare quanto tempo ci mette il piano cottura a induzione a mandare in ebollizione l'acqua della macchinetta del caffè. Allora, innanzitutto accendiamo il piano di cottura, mettiamo la massima potenza e appoggiamo su la macchinetta. E aspettiamo. Ok. Inizia già un po' a friggere. Ok, 35 secondi, il caffè sta iniziando ad uscire. Non so se si riesce a vedere nella videocamera, ma sta già iniziando a uscire fuori il caffè. Perfetto, ho già finito, c'è anche la schiumetta, quindi diciamo che forse è venuto fuori anche buono, dai. Spegniamo. Bene, che dire, questa caffettiera, questa combinazione tra caffettiera e piano cottura e induzione non ha nulla che invidiare alle più moderne macchinette del caffè elettroniche. Come potete vedere, caffè anche bello scuro, è uscito anche abbastanza bene. Ok, questo era uno dei lati positivi, quindi la velocità nel cucinare e mandare in ebollizione l'acqua. Un altro aspetto positivo è per quanto riguarda la pulizia. Ci passate su tranquillamente un panno e lo pulite. Ok, adesso voglio fare un nuovo esperimento. Ho già riempito questa di acqua fino a poco sotto la valvola. Voglio provare a mettere delle cialde. Ho comprato queste cialde qui. Vediamo, innanzitutto vediamo se ci stanno. Ok, una ci sta. Ci sta anche la seconda. La terza mi sa di no. Proviamo, che in regola no. Ah sì, forse sì, va. No, era rimasta schiacciata sotto. Niente, la togliamo. Ne mettiamo solo. Ok, ce la facciamo. Ok, voglio provare a vedere se riusciamo ad avere un buon risultato così. Sperando che non esploda. Accendiamo. Andiamo al massimo. Vediamo, okay, sta iniziando a scaldare. Vi chiederete, ma cosa lo fai a fare? Ci sono le macchinette elettroniche, giustamente. Il problema è che le macchinette elettroniche, a differenza della moca, della caffettiera, si spaccano ogni 3x2. Quindi nel caso vi si dovesse rompere, che la mandate in assistenza, avete una di questa, potete usare le cialde. Se usate quel tipo di cialde lì, vi salvate. Quasi finito. Impressionante la rapidità. Beh, dai, direi che ci siamo, no? Un po' poco magari, però forse per due persone va bene.
colore ci sta. Niente, per questo, per adesso è tutto. Se avete delle domande, se volete altre informazioni, scrivete sotto, commentate, cerchiamo sempre di rispondere a tutti. Come sempre vi chiedo di iscrivervi al nostro canale, l'iscrizione è gratuita, basta cliccare nel riquadro a destra che potete vedere adesso. Niente, grazie a tutti, cliccate mi piace se il video lo trovate interessante e alla prossima, ciao ciao!